Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, oggi porto un argomento che avevo in testa da un bel po', però in seguito all'incontro della settimana scorsa tra Brunson e Till, penso che questo sia il momento proprio adatto per parlare di questa cosa, e quindi l'argomento del giorno, o meglio, la domanda che io pongo a voi e sulla quale poi vado a sviluppare il mio discorso è la seguente. Un fighter come Till, che è un buono striker, che sicuramente è un ottimo fighter nel complesso, che però ha delle carenze evidenti nella lotta da terra, ha delle carenze evidenti nel wrestling, ha delle carenze evidenti nel jiu-jitsu, si trova davanti un fighter che invece è molto settato sotto quel punto di vista, è in un qualche modo, non dico destinato a perdere, ma sicuramente il match è totalmente dalla parte del suo avversario, perché se te sei un fighter che magari è bravo nello striking, è bravo in quello che volete, però non è solido a terra e davanti si trova un wrestler o comunque un fighter che a terra è molto solido e che è bravo nei takedown, è destinato a soccombere sotto un certo punto di vista, perché l'unica arma che ha a disposizione contro il suo avversario è la difesa dei takedown, quindi è il non farsi portare a terra. Ma se quell'unica arma che ha a disposizione fallisce, lui è finito, perché una volta a terra non è questione di forza, non è questione di... è questione di abilità fondamentalmente. Quindi se tu quell'abilità non ce l'hai, sei destinato a soccombere, e questo si è visto molto bene, neanche tanto con Brunson contro Till, ma in tutti i match di Khabib. Ragazzi, Khabib, che in piedi era un fighter normale perché non aveva niente di più di tantissimi altri, anzi, da terra era un mostro, era un animale, ok? Ed è riuscito a vincere tutti i suoi incontri puntando su quello. Gli avversari sapevano benissimo quale fosse il game plan di Khabib: prendi, porti giù e lavori da terra, fino a poi ottenere o una vittoria per ground and pound o una sottomissione. Quindi quello era lo schema, non ce n'erano altri, e nonostante gli avversari lo sapessero, purtroppo, dato che erano molto molto inferiori a lui sotto il punto di vista della lotta, non riuscivano a stoppare i suoi takedown, e lo schema di ogni suo incontro era lo stesso: Khabib che ne usciva vincitore. Perché in uno sport come questo, soprattutto adesso, se tu hai la capacità di portare a terra il tuo avversario e da terra sei meglio di lui, le tue probabilità di vittoria sono altissime, molto più di uno striker che ha davanti a sé un non striker e quindi cerca di batterlo, di arrivare al KO tramite combinazione di calci e pugni. Avrà molta più difficoltà, ok? Ragazzi, però, prima di continuare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se non lo siete ancora, perché tanto so che una buona parte, quasi la metà di quelli che guardano i miei video tutti i giorni, non sono iscritti al canale, quindi non vi costa niente. Pigiate il tasto subscribe, così vi arrivano le notifiche e tutti i giorni siete belli e che aggiornati. Una situazione molto interessante sotto questo punto di vista è per esempio quella di Adesanya. Adesanya, che è un fantastico kickboxer, che a livello di striking è sicuramente il migliore della sua divisione, se non il migliore dell'intero roster UFC, o comunque uno dei migliori, ha sviluppato, secondo me, in maniera molto intelligente una difesa dai takedown quasi perfetta, perché in fin dei conti l'unico che è riuscito a portarlo giù è stato il polacco Joan, che comunque aveva un vantaggio anche di peso, perché quando Adesanya salì nei medio massimi per cercare di diventare double champ non aumentò di peso. Quindi il polacco aveva sì delle qualità sicuramente superiori alla lotta da terra, ma aveva anche un vantaggio di peso notevole. Quindi, escluso il polacco, nessuno è mai veramente riuscito a portare Adesanya a terra. Adesanya ha sviluppato una difesa ai takedown infallibile, ed è stato, come vi ho detto, una cosa molto furba, perché lui ha detto: io non ho né il tempo, né magari pensava anche di non avere neanche le qualità per diventare un wrestler di elite o magari un super esperto di jiu-jitsu. Quindi ha detto: io mi concentro sul non farmi portare giù, quindi elimino il problema alla radice. Però il fatto è che ad Adesanya per adesso sta andando bene,
perché davanti a sé ha trovato sì fighter forti, sì fighter di livello, ma non ha ancora trovato quel fighter che impronta il suo combattimento su quello. Ok, è anche vero che Adesanya non solo è bravo nei takedown, ma è anche bravo nel tenere la distanza, quindi è un insieme di cose sulle quali lui ha lavorato per impedire i takedown da parte degli avversari. Ma vi assicuro che se Adesanya trova davanti a sé un wrestler coi controcoglioni, secondo me rischia di essere portato sotto, rischia di essere portato a terra. E secondo me infatti sarebbe molto interessante vedere per esempio Adesanya contro Branson, molto più che vedere Adesanya contro che posso dire Cannonier, per dire. Quindi inoltre vi dico che per quanto Easy possa essere bravo, prima o poi arriverà quello che lo porterà giù, e il giorno in cui arriverà quello che lo porterà giù, e lo porterà giù non come ha fatto Vettori, ma lo porterà giù per bene, quindi stando dominante, magari andando di ground and pound, se non addirittura di sottomissione, Adesanya perderà, perché da terra non è neanche la metà di quello che è in piedi, e quindi basta una volta per essere portato giù per bene, in una posizione dominante, una posizione di vantaggio, e Easy perde, ragazzi. Questo qui secondo me è un dato abbastanza sicuro. Una carriera è lunga, prima o poi arriverà, non vi preoccupate, arriverà. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Credete che negli atleti che improntano il loro gameplay prettamente nello striking ci debba essere al contempo un buon lavoro di comunque lavoro a terra, wrestling, jiu-jitsu e tutto quanto, oppure pensate che debbano continuare su questo?